ed è subito sera. Incontro con la poesia a cura di Andrea Maggi. Ben ritrovati care amiche e cari amici con il nostro appuntamento settimanale con la poesia e la buona musica. È già passata una settimana dal nostro ultimo appuntamento e rapidamente ci stiamo avvicinando al Natale. Oggi è il giorno di Santa Lucia e per questa giornata un po' particolare ho pensato a una bella poesia di García Lorca. Il titolo è «Giaccio da solo nella casa silenziosa». Giaccio da solo nella casa silenziosa. La lampada è spenta. Estendo pian piano le mie mani per afferrare le tue. E lentamente spingo la mia fervente bocca verso di te. E bacio me fino a stancarmi e a ferirmi. E all'improvviso sono sveglio. Ed intorno a me la fredda notte tace. Luccica nella finestra una limpida stella. Oh tu, dove sono i tuoi capelli biondi? Dov'è la tua dolce bocca? Ora bevo in ogni piacere la sofferenza e veleno in ogni vino. Mai avrei immaginato che fosse tanto amaro essere solo e senza di te. Una bellissima poesia che ci parla di un amore finito, di come si rimane soli quando un amore se ne va e magari ci ritroviamo seduti alla nostra scrivania o sdraiati sul letto al buio e a pensare e a ricordare i momenti felici di un amore. E anche le immagini che sembravano lontane con il ricordo diventano nitide. A volte ci sembra di rivivere delle situazioni vissute con la persona amata. E così ci dice García Lorca. Sembra quasi che gli scappi un lapsus quando dice che gli sembra di rivivere un momento già vissuto. Addirittura stende pian piano le mani per afferrare le mani dell'amata, ma lo sa, perché l'incipit della poesia lo definisce subito dov'è. È da solo nella casa silenziosa. Lei non c'è più, ma lui spinge le braccia verso di lei, spinge le labbra per un bacio che non avverrà mai. Sono tutte cose che abbiamo provato e che col tempo poi magari passano, ma come in questo caso il bacio diventa doloroso. E sono questa poesia sono tante le domande che il poeta fa a se stesso, perché dice: dove sono i tuoi capelli biondi? Dov'è la tua dolce bocca? Quindi il poeta si rende conto che l'assenza dell'amore è la più grande presenza che quella persona gli ha lasciato. Quella persona non c'è più, ma il ricordo materializza quella persona e lo materializza proprio in maniera quasi illogica con la sua assenza. L'assenza diventa presenza. Ci sono delle assenze che sono più presenti di presenze che invece sono presenze fasulle, sono presenze così di facciata. Nell'assenza riconosciamo la presenza e il valore della persona che non c'è più. Sono riflessioni triste queste del poeta, un po' in linea con questa stagione, con questa giornata, che è la giornata di Santa Lucia, che ricordiamola, è una festa cattolica che si festeggia in tutto il mondo, in tutto il nord Europa. La tradizione vuole che oggi sia il giorno più corto dell'anno, anche se non è così, perché la notte più lunga dell'anno è quella del solstizio d'inverno che cade il 21 o il 22 dicembre. Ma perché la tradizione associa al giorno di Santa Lucia il giorno più corto? Perché nell'antico calendario giuliano, che era in vigore nei secoli passati, vedeva cadere il solstizio, questo calendario, nel giorno tra il 12 e il 13 dicembre, quando
Proprio quel giorno la Chiesa Cattolica festeggiava Santa Lucia. E Santa Lucia è una giornata particolare, come dicevo, in molti paesi viene festeggiata, viene onorata, ha dato l'ispirazione anche a una delle più belle canzoni di un cantautore che amo moltissimo, come forse saprete, come i nostri ascoltatori più attenti sapranno, che è De Gregori, con questa canzone che si chiama proprio Santa Lucia, che è stata considerata da tante persone, dallo stesso Roberto Vecchioni, un capolavoro assoluto. Il grande Lucio Dalla l'ha definita addirittura la canzone, una volta ebbe modo di dire, che preferisco in assoluto di tutte le canzoni, comprese le mie. È una canzone, come al solito, come sono tutte quelle di De Gregori, abbastanza ermetica, anche se questa forse in misura minore delle altre. Questa canzone è una preghiera breve, con passione e coraggio, è una lucida considerazione anche del nostro universo, con delle pennellate magiche che bene si accompagnano alla poesia di questa sera. Ascoltiamolo insieme, Santa Lucia, Francesco De Gregori. Santa Lucia, per tutti quelli che hanno gli occhi e un cuore che non basta agli occhi, e per la tranquillità di chi va per mare, e per ogni lacrima sul tuo vestito, per chi non ha capito. Santa Lucia, per chi beve di notte, e di notte muore, e di notte legge, e cade sul suo ultimo metro, per gli amici che vanno e ritornano indietro, e hanno perduto l'anima e le ali. Per chi vive all'incrocio dei venti ed è bruciato vivo. Per le persone facili che non hanno dubbi mai, per la nostra corona di stelle e di spine, e la nostra paura del buio e della fantasia. Santa Lucia, il violino dei poveri, è una barca sfondata e un ragazzino al secondo piano che canta, ride e stona, perché va da lontano, fa che gli sia dolce anche la pioggia nelle scarpe, anche la solitudine.
Con l'aforisma di questa sera vogliamo lasciarci con un sorriso, e il sorriso ce lo dà questo aforisma che dice: gli uomini vorrebbero essere sempre il primo amore di una donna. Questa è la loro sciocca vanità. Le donne hanno un istinto più sottile per le cose. A loro piace essere l'ultimo amore di un uomo. Oscar Wilde, naturalmente. Appuntamento alla settimana prossima. Ed è subito sera, poesie alla radio con Andrea Maggi. Un abbraccio a tutti voi. Avete ascoltato? Ed è subito sera. Incontro con la poesia a cura di Andrea Maggi.